E ci può spiegare cosa cambierà appunto tra Mare Nostrum e il Frontex Plus? Se è in positivo, se c'è, se è in negativo? Al momento, sulla base delle notizie che purtroppo sono assolutamente confermate, quindi non sono insomma, ipotesi, il cambiamento sarà solo negativo. Sarà solo negativo perché l'operazione Frontex Plus è un'operazione che si limiterà al pattugliamento e quindi anche al pattugliamento e quindi al salvataggio nelle acque territoriali degli stati dell'Unione Europea, ovviamente che interessati. Quindi le acque dell'Italia, di Malta, di Grecia, eventualmente di Spagna, eccetera. Tutto questo però significa far arretrare il luogo, no, del salvataggio, quindi il livello della protezione. E le conseguenze sono, a mio avviso, all'avviso di, penso, insomma, di chiunque, no, ragioni su questo argomento, insomma, c'è stata anche una. Autorevoli, no? Prese di posizione fino adesso inascoltate, una grandissima catastrofe, devo dire. Perché? Perché l'operazione Mare Nostrum aveva avuto anzi come suo principale pregio proprio quello di avvicinare la protezione, andando appunto a pattugliare, monitorare e soccorrere le persone in acque internazionali e addirittura spingendosi fino al limite possibile, no? Quindi in realtà delle acque territoriali degli stati di transito, come la Libia per esempio, e quindi accorciando in realtà, no, i viaggi della disperazione, in realtà salvando, come le cifre sono evidenti, insomma, no, un numero molto più alto di persone di quanto invece, no, sarebbe avvenuto. La tesi di chi dice che in realtà questo ha favorito le partenze o addirittura ha incrementato le morti perché ha fatto sì che barche diciamo, ancora più scassate, ancora più, no, in cattivo stato sono state fatte andare perché tanto dovevano fare un percorso breve, è un'affermazione senza senso. È un'affermazione senza senso sia dal punto di vista giuridico che politico. Dal punto di vista politico non tiene conto che le partenze non sono date, diciamo, sono i fattori di, come dire, di espulsione, i fattori di no? Sono talmente giganteschi, che in realtà le persone non scelgono se partire o non partire, perché mare no, perché no, la linea di possibile no, salvataggio è più o meno lontana. Quelle persone partono comunque. Non siamo talmente lontani dalle condizioni di vita di queste persone, in tutti i sensi, che non ci rendiamo neanche conto di quali sono realmente, anche quando poi si leggono, no, e ci sono rapporti che sono no, dei pugni allo stomaco, ma in realtà poi a ben guardare, no, no, non capiamo che non c'è una scelta, no? Che non è che si sta lì con il bilancino a dire, ma insomma, oggi non c'è, oggi, no? Non c'è più Mare Nostrum, magari bisogna, no, partiamo più avanti, partiamo la prossima estate, vediamo. Non è così, non funziona, no? Le partenze sono per l'appunto dettate da una condizione di gravità inaudita, in cui le persone vivono e in particolar modo adesso, con la crisi nella Libia. Non c'è nessuna, neppure piccolissimo, no? Come dire, livello minimo di protezione in Libia non c'era mai stato, ma in particolare oggi nella guerra civile, la vita di uno straniero, no, africano o anche di un altro paese, perché vi arrivano anche da prevalentemente africani, non vale assolutamente nulla. Quindi il che sia Mare Nostrum ad attirare le persone è una gigantesca sciocchezza. Una gigantesca sciocchezza. Mentre è assolutamente vero, ed è, ripeto, come dire, intuitivo e dimostrato dai dati, che Mare Nostrum invece ha permesso il soccorso a un enorme numero di persone che non l'avrebbero avuto. Sul piano giuridico, ricordo che l'obbligo di soccorso in mare appunto, è previsto nel diritto internazionale del mare. E se è vero che ogni paese, questo non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma insomma però comunque un concetto che spero di far capire, se è vero che ogni paese, come dire, è tenuto a degli obblighi di appunto monitoraggio, no?
di search and rescue, cioè di ricerca e soccorso, no? Nell'area di competenza assegnatagli, che si chiama zona SAR, no? È ben vero però anche, e quindi che uno si potrebbe dire sì, ma questa operazione non è prevista, no, a parte che non, se non è prevista non vuol dire che non debba essere fatta, ma è il contrario, e cioè che laddove un altro stato che avrebbe, che ha comunque la sua zona di monitoraggio e ricerca e soccorso, non è in grado di gestirla, no? C'è un obbligo nel diritto internazionale di, allora, di occuparsi anche della zona contigua alla propria zona. Quindi quando l'Italia ha deciso di andare, no, in avanti, in qualche modo occupando, no, no, aree non coperte da nessun altro, in realtà non solo ha fatto un'operazione meritoria dal punto di vista etico e politico, perché questo bisogna dire che da questo punto di vista, tra tutte le sue enormi carenze, almeno per questo aspetto, no, l'Italia, come dire, non, veramente si è distinta in positivo, no? E sarà un elemento che sicuramente verrà analizzato anche negli anni futuri, diciamo, questa, l'importanza di questa operazione comunque è stata purtroppo spesso sottovalutata, magari anche occultata da altri aspetti, diciamo, magari non sempre chiarissimi di questa operazione, ma la sua fondamentale importanza appunto rimane e non è stata ancora forse appieno compresa. Non solo l'ha fatto, non solo va lodata dal punto di vista politico ed etico, ma va anche detto che semplicemente ha applicato un principio di diritto, no? Quello che io soccorro dove tu non arrivi. Quindi l'operazione Frontex Plus è uno arretramento spaventoso, una chiusura, che è anche proprio una chiusura mentale, etica, che purtroppo l'Europa sta portando avanti, insomma, per, con l'obiettivo non dichiarato ma palese, insomma, di non soccorrere più o di soccorrere di meno, insomma, ecco. E di sperare che qualcuno in meno arrivi, semplicemente, poi se arriva perché non è partito o se arriva perché è morto, non fa niente. Dietro l'operazione Frontex, dietro l'idea di sostituire Mare Nostrum con Frontex Plus, c'è uno sconfinato cinismo, ecco, semplicemente dichiarato, molto, molto spudorato, che io credo che un giorno, insomma, chi verrà dopo di noi studierà, insomma, no? Studierà queste cose con, no? Con una, no? E guarderà, così come oggi noi guardiamo degli eventi del passato, no? Assolutamente sconcertanti, no? Perché appunto non, la gente non comprende, no? Che è, per l'appunto, è sostanzialmente assimilabile per molti aspetti alle, se vogliamo fare un paragone storico, come tutti i paragoni, insomma, presi per le pinze, ma insomma con le pinze, ma più o meno mi ricorda quando appunto gli stati europei nel 1938 decisero di chiudere le porte alla fuga degli ebrei, insomma, sostanzialmente. Ecco, è una decisione di questo tipo, insomma, come impianto, diciamo, etico. Ma a livello di oneri economici, no? Perché si vanta che Frontex Plus sia una cosa nazione europea, mentre Mare Nostrum è interpretata come una cosa italiana, quindi anche gli oneri... Sì, ma infatti la proposta era che Mare Nostrum doveva diventare un'operazione europea. Però il punto è questo, cioè l'operazione deve essere europea, non certo sostengo che l'operazione deve essere italiana, perché tra l'altro effettivamente, soprattutto sul lungo periodo, comporterebbe per l'Italia un peso forte e comunque un'iniquità sostanziale, perché è vero che l'Italia si trova in quel luogo, no? Però queste persone vengono in Europa, non vengono solo in Italia, non può essere... Non è un piccolo flusso di cui, no, un paese può gestire, è una dimensione europea. Quindi non c'è dubbio che l'operazione Mare Nostrum deve diventare europea, ma deve diventare europea nell'ottica dell'avvicinamento della protezione. E qui sta il gioco linguistico, no? Per cui l'operazione diventa europea, ah, bene, ottimo, e si diventa europea in nulla, no? L'arretramento diventa europeo. Un percorso dal basso come quello che ha sfociato poi nella carta di Lampedusa, secondo lei può avere il valore, la forza di cambiare le cose a livello politico? Secondo me no, per il fatto che la carta di Lampedusa è una carta che da un lato, se vogliamo, come tutte le affermazioni di principio, no, ha un valore morale, insomma, che non possiamo non riconoscere, positivo. Però devo dire, questa è stata anche sempre la mia critica alla carta, è nata ed è, si è costruita con un'impostazione eccessivamente astratta e senza un programma.
cioè alla carta non è come dire, associato nessun reale programma di cambiamento, non sta sui fatti, non discute dei processi reali che sono in corso, dà affermazioni di principio molto solenni ma anche totalmente scollegate con la realtà. E oggi abbiamo bisogno di recuperare una, come dire, una grande visione diversa, chiaramente, da quella che purtroppo è quella dominante, però contemporaneamente va fatta anche, no, sapendo agire concretamente nella realtà. E invece in questo modo quella carta, questo non avviene, e in effetti nulla si sta producendo dal punto di vista reale a seguito di quell'evento. Quindi rischia anche forse di frustrare chi magari vi aveva aderito. Quindi ecco, io personalmente, questa chiaramente è una mia opinione, ma cioè, ci vedo, ripeto, una carenza, no? di capacità di analisi e di azione. Per caso, secondo lei c'è un fondamento alle teorie che vorrebbero più utile sia per l'Italia sia per i paesi di provenienza che si investisse sul aiutare a casa loro, tra virgolette, queste persone, piuttosto che sugli interventi di accoglienza e poi successiva integrazione? È una opposizione del tutto strumentale, nel senso che sicuramente, appunto, è chiaro che l'asilo, la protezione internazionale è un atto riparatorio, che lavora a valle, non lavora a monte, no? E non risolve le crisi internazionali. Queste, no? Altri sono i piani su cui risolverla, no? Evidentemente, a cominciare da quei programmi di cooperazione che non si fanno più o che si fanno male. Ma le due cose non sono opposte. E chi le oppone in realtà fa un'operazione ideologica del tutto strumentale, nel senso che da un lato c'è la protezione internazionale per chi comunque è in fuga, dall'altra c'è, va bene, no? O ci dovrebbe essere, ma guarda caso non c'è, un'operazione o delle operazioni appunto nell'ambito per affrontare le crisi in maniera diversa. Quindi anche qui è la banalizzazione del tutto, no? No? Come se, tanto per fare un esempio, come se a un certo punto a un malato che è arrivato in ospedale, no? Dicessimo no, curare no, non serve, perché bisognava fare prevenzione, sai? Sì, benissimo, ma intanto questo è malato, no? Ora, come dire, chiunque, il paragone non è eccessivo, no? Perché fai paragoni eccessivi, no, è esattamente così, no? Oggi se dicessimo a qualcuno che non deve essere curato perché era meglio fare prevenzione, diremmo ma questo è matto, no? E questo è lo stesso, il ragionamento è allo stesso livello praticamente. E quando siamo magari stati noi anche a dargli... Poi c'è poi appunto tutta la dinamica che insomma... Sappiamo che dietro le crisi, insomma, i sistemi sono complessi e ci sono anche pesanti responsabilità, a volte degli stati, no? Del nord del mondo. Per cui, insomma, comunque sia, al di là di qualunque valutazione sull'origine, le modalità, no? E la gestione delle crisi, i due aspetti non sono e non possono essere in opposizione. A livello di oneri economici, no? Perché si vanta che Frontex Plus sia una cosa... Nazione europea, mentre Mare Nostrum è interpretata come una cosa italiana, quindi anche gli oneri. Sì, ma infatti la proposta era che Mare Nostrum doveva diventare un'operazione europea, però il punto è questo: cioè l'operazione deve essere europea. Non certo sostengo che l'operazione deve essere italiana, perché tra l'altro, effettivamente, soprattutto sul lungo periodo, comporterebbe per l'Italia un peso forte e comunque un'iniquità sostanziale. Perché è vero che l'Italia si trova in quel luogo, no? Però queste persone vengono in Europa, non vengono solo in Italia, non è un piccolo flusso di cui, no? Un paese può gestire, è una dimensione europea. Quindi non c'è dubbio che la protezione Mare Nostrum deve diventare europea, ma deve diventare europea nell'ottica dell'avvicinamento della protezione. E qui sta il gioco linguistico, no? Per cui l'operazione diventa europea, bene, ottimo, e si diventa europea in nulla, no? L'arretramento diventa europeo. Per caso, secondo lei c'è un fondamento alle teorie che vorrebbero più utile sia per l'Italia sia per i paesi di provenienza
che si investisse sul aiutare a casa loro, tra virgolette, queste persone, piuttosto che sugli interventi di accoglienza e poi successiva integrazione. È una opposizione del tutto strumentale, nel senso che il sicuramente, appunto, è chiaro che l'asilo, la protezione internazionale è un atto riparatorio, che lavora a valle, non lavora a monte, no? E non risolve le crisi internazionali. Queste, no? Altri sono i piani su cui risolverla, no? Evidentemente, a cominciare da quei programmi di cooperazione che non si fanno più o che si fanno male. Ma le due cose non sono opposte. E chi le oppone in realtà fa un'operazione ideologica del tutto strumentale, nel senso che da un lato c'è la protezione internazionale per chi comunque è in fuga, dall'altra c'è, va bene, no? Una, o ci dovrebbe essere, ma guarda caso non c'è, un'operazione o delle operazioni appunto nell'ambito delle, per affrontare le crisi in maniera diversa. Quindi anche qui è la banalizzazione del tutto, no? No? Come se, tanto per fare un esempio, come se a un certo punto a un malato che è arrivato in ospedale, no, dicessimo no, curare no, non serve, perché bisognava fare prevenzione, sai? Sì, benissimo, ma intanto questo è malato. Ora, tu vuoi dire, chiunque, il paragone non è eccessivo, no? Perché vabbè, fai paragoni eccessivi, no, è esattamente così, no? Oggi se dicessimo a qualcuno che non deve essere curato perché era meglio fare prevenzione, diremmo ma questo è matto, no? Ma è questo lo stesso, il ragionamento è allo stesso livello praticamente.